aumentati i controlli da parte della polizia locale nel centro di Roma contro il commercio abusivo, soprattutto nelle zone con maggior presenza di turisti, dal Colosseo a San Pietro. La merce spesso viene nascosta nei tombini, nei contatori della luce, nei cespugli, luoghi che al passaggio delle pattuglie si trasformano in depositi dove riporre gli oggetti per poi riprenderli successivamente. Da ombrelli a bottigliette d'acqua a giocattoli, per strada, sui marciapiedi si vende di tutto. Solo nelle vie del centro storico della capitale nel mese di luglio sono stati circa 72